L'effetto Pigmalione. Secondo Ovidio, Pigmalione era un noto scultore dell'antichità. Gli venivano offerti lavori per statue commemorative, per questo o quell'altro evento. Era insomma molto famoso. Un giorno decise di scolpire la statua di donna più bella che fosse mai stata scolpita. E ci riuscì, perfetta nella forma e nella grazia. Pigmalione si innamorò della sua stessa statua. Sì, lo so, incredibile a credersi, ma non aveva occhi che per lei. Però la relazione non è che poteva andare tanto lontano, Se non che Venere intervenne dando vita alla statua e permise così che quell'amore si compisse. Che c'entra questa storia con la psicologia? C'entra perché Rosenthal e Jacobson sul finire degli anni 60 fecero un esperimento e dissero all'inizio dell'anno a delle maestre che sarebbero stati loro affidati 20 bambini che, sottoposti a precedenti test, erano stati definiti come dei geni. Le maestre non sapevano che in realtà i bambini erano stati scelti a caso. La cosa interessante è che tutti, alla fine dell'anno, ebbero dei risultati strabilianti. La considerazione di cui erano stati investiti li aveva trasformati in geni. L'effetto Pigmalione è proprio questo, ovvero la considerazione che l'insegnante ha dell'allievo è fondamentale per la riuscita dell'allievo.